Via di Sotto a Pescara, scuola media Virgilio. È in questo cortile che Comune d'Aca hanno installato un serbatoio da 2000 litri di acqua potabile a disposizione dei residenti in una zona, quella appunto dei Colli, in cui si registra una mancanza di erogazione d'acqua costante negli appartamenti. Il serbatoio, a dire la verità, risulta un po' nascosto, ma dal Comune hanno assicurato che nelle prossime ore verrà posizionata una tabella con le necessarie indicazioni. Sentiamo l'assessore Valeria Toppetti. Il fenomeno è sotto controllo, ma il Comune ha pensato di mettere in atto tutte le attività possibili per evitare anche il minimo disagio. Il serbatoio contiene 2000 litri e sarà ricaricato ove l'acqua dovesse essere del tutto consumata dai cittadini, e i cittadini potranno venire qui nella scuola Virgilio oggi fino alle 19, quindi dalle 8 di questa mattina fino alle 19, poi da domani, che è 14, fino al 18, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, e ci sarà il presidio della Protezione Civile. Dalla prossima settimana, dal 19 al 25, si potrà venire dalla mattina alle 8 fino alle 19, perché dalle 8 fino alle 15 la scuola sarà regolarmente aperta e dalle 15 alle 19 subentrerà la Protezione Civile. Se ci sarà necessità per altre zone della città, verranno installati simili serbatoi? Naturalmente noi stiamo monitorando questo fenomeno, che tra i cambiamenti climatici e le manutenzioni purtroppo quest'estate ha arrecato qualche disagio, ripeto che è sotto controllo, poiché ci sono delle segnalazioni, ma sono anche a intermittenza. Se dovesse esserci la necessità, naturalmente ci sarà la massima apertura da parte dell'amministrazione per sopperire a qualunque tipo di necessità.